Ciao a tutti da Francesco Di Santo e benvenuti a un nuovo appuntamento con i piano tutorial di imparareilpianoforte.it. In queste lezioni di pianoforte online potrete trovare soluzioni facili e veloci ai problemi che affliggono i pianisti alle prime armi. Molti mi hanno scritto domandandomi se c'è un modo semplice ed immediato di riconoscere, quindi ricavare, accordi al pianoforte partendo dalle rispettive sigle. Ricordiamo che la conoscenza degli accordi per pianoforte è di fondamentale importanza, non solo per il pianista pop, ma anche per il pianista jazz, per cui è necessario studiare in modo tale che, letta una determinata sigla, il pianista riesca in una frazione di secondo a suonare le note dell'accordo scritto sullo spartito. Ora, i pianisti più esperti fanno ciò senza troppi problemi. I pianisti in erba hanno bisogno di più pratica per ricavare gli accordi perché devono memorizzarli nel tempo. In realtà anche i pianisti più esperti possono avere dei dubbi su questo o quell'accordo, in quanto le partiture pop non sono sempre così precise, ma lasciano talvolta il sapore del dubbio, soprattutto per gli accordi di 4 e più suoni e per le triadi sospese. E allora, come imparare gli accordi al pianoforte? Dunque, sia che suoniate canzoni per bambini, oppure canzoni tristi al pianoforte, per ovviare a qualsiasi dubbio, vi invito ad andare su questo sito, ottonotes.com, sezione Accordi per pianoforte. Il link ve lo lascio in descrizione. Bene, una volta andati qui, potete conoscere le note che formano un determinato accordo, grazie anche al pianoforte virtuale che trovate qui sotto. Dunque, facciamo qualche esempio. Prendiamo lo spartito pianoforte di Lennon, che trovate tra l'altro nella sezione Spartiti per pianoforte del nostro sito. A battuta 1 troviamo l'accordo di Mi bemolle Major 7. Ora, nel caso in cui non conoscessimo le note che formano questo accordo, ci collegheremo nella pagina anzidetta. Ora, premesso che le note nella notazione anglosassone hanno un nome differente rispetto a quelle dei paesi neolatini, ossia C che sta per Do, D che sta per Re, E che sta per Mi, F che sta per Fa, G che sta per Sol, A che sta per La, B che sta per Si, cliccheremo innanzitutto su E B, che sta per Mi bemolle, per conoscere la triade principale, formata dalle note Mi bemolle, Sol e Si bemolle, come dimostra il pianoforte virtuale. Come vedi, i tasti bianchi sono segnati con i pallini blu, mentre i tasti neri sono segnati con i pallini gialli. Pensate ragazzi, la cosa carina è che una volta ricavato l'accordo, schiacciando il tasto play posto sotto il pianoforte virtuale, lo possiamo ascoltare prima suonato armonicamente e poi con le note in successione. Sentite? Noi però abbiamo bisogno di sapere quali note vanno aggiunte all'accordo di Mi bemolle, ossia dobbiamo sapere cosa vuol dire quel Major 7 posto accanto alla sigla della triade. Per fare ciò clicchiamo successivamente su Show All AB Chords. Qui troveremo una marea di varianti, accordi aggiunti, sospesi, eccetera. Nel nostro esempio dovremo quindi cliccare su AB Major 7. Scopriremo che altro non è che l'accordo di Mi bemolle maggiore con l'aggiunta della settima maggiore, ossia con l'aggiunta del Re. Facciamo un altro esempio. Prendiamo lo spartito di Nel blu dipinto di blu. A battuta 22 troviamo l'accordo di Sol nona bemolle. E allora? Nella sezione Piano Chord Chart clicchiamo quindi su G, che sta appunto per Sol,
e scopriamo che l'accordo maggiore è formato dalle note Sol, Si e Re. Ci manca da sapere cosa vuol dire quel nona bemolle. E allora cliccheremo su Show All G Chords. In questo caso non troveremo G nona bemolle, ma G 7 bemolle nona, che è il modo più corretto per indicare un accordo di settima con l'aggiunta della nona minore. Sol nona bemolle è il modo più spicciolo per scrivere questo accordo. In realtà il modo corretto è quello indicato dal programma del sito, ossia Sol 7 con l'aggiunta di nona bemolle, formato dalle note Sol, Si, Re, Fa e La bemolle. Come già detto, le partiture di musica leggera spesso lasciano adito a dubbi per via dell'approssimazione con cui vengono talvolta indicati gli accordi. Nei casi difficili sta a noi e al nostro orecchio musicale stabilire di quale e quante note è formato un determinato accordo, tenendo presenti le note della melodia su cui girano gli accordi della canzone che stiamo studiando. Difatti, suonare il pianoforte partendo dagli accordi può rivelarsi un metodo vincente per sviluppare il proprio orecchio musicale. Ricapitoliamo. Per ricavare le note degli accordi al pianoforte, 1. Cliccare sulla nota che dà il nome all'accordo, ossia la fondamentale dell'accordo, per esempio C diesis. 2. Cliccare successivamente su Show All Chords per cercare il tipo di accordo di cui vogliamo sapere le note, esempio C diesis M6. Bene, il piano tutorial termina qui. Come sempre potete condividere e mettere mi piace, così potete aiutare i vostri amici pianisti a risolvere questo problema utilizzando la tecnica spiegata. Se avete dubbi o domande, non avete che da chiedere scrivendo nei commenti e io sarò lieto di rispondervi come sempre. Iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Se vi interessa, qui a destra potete vedere altre lezioni di piano e non solo. Vi lascio, ragazzi, ricordandovi che in musica, come nelle leggi del mondo, l'armonia è amore puro, perché l'amore è pieno accordo. Un ciao e sereno studio a tutti voi!